al TG delle buone notizie del mezzo pieno. Il Regno Unito approva lo stop al commercio delle pene di squalo. L'Inghilterra sarà il primo paese in Europa ad abolire l'import e l'export delle pene di squalo e dei prodotti derivati, annullando così il vuoto legislativo rimasto dal 2013, per il quale era consentito un quantitativo ridotto per il consumo personale. Il mercato dello shark finning è un settore tanto fiorente quanto pericoloso per la biodiversità marina, oltre a rappresentare una pratica brutale che di fatto conduce alla morte. Ma l'aggravante ulteriore della sofferenza in cui si consuma l'agonia degli esemplari, che non a caso risultano in via di estinzione, per un terzo delle 500 specie totali, secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Negli ultimi 50 anni le attività antropiche hanno decimato il 70% della popolazione mondiale di squali e razze. Si sommano anche le caratteristiche biologiche dell'animale, maturità sessuale tardiva, lungo sviluppo degli embrioni e poca prolificità. Il riscatto di Barriera di Milano. Nel quartiere Barriera di Milano a Torino è stata inaugurata alla presenza dell'assessore alle periferie Carlotta Salerno la biblioteca più grande del mondo, il progetto artistico che ha cambiato il volto del centro commerciale Porte di Torino. Si tratta di un insieme di murales dedicati a Dante, alle sue opere ma anche al piacere della lettura, un omaggio alla nostra tradizione libraria ed editoriale, insomma. A rendere possibile tutto ciò sono stati sia artisti professionisti ma anche una trentina di studenti di scuola media e superiore. Gli alunni hanno realizzato 6 installazioni in realtà aumentata. Inquadrando le copertine dei libri pitturati con l'app gratuita Bepart, si possono vedere animazioni ispirate alle trame e ai personaggi di alcuni grandi classici della letteratura. Questo progetto ha interessato diverse parti del centro commerciale, così la cultura si fa strada in Barriera, uno dei quartieri più degradati di Torino. La band più grande del mondo a Torino. Venerdì 8 aprile, in Piazza San Carlo, si è svolto il super concerto dei Rockin' Mill, che diventerà uno spot Rai per lanciare l'Eurovision Song Contest. I Rockin' Mill sono la band più grande del mondo, che conta 1000 musicisti che vengono da tutto il mondo. I musicisti della band non si erano mai riuniti in così tanti dall'inizio della pandemia. Anche il sindaco Lo Russo è diventato rockstar per un giorno con il basso elettrico. Tutti i 25.000 biglietti per l'Eurovision sono stati venduti in 40 minuti. Follia pura! Donna con malattia neurodegenerativa torna a camminare grazie agli elettrodi. Una donna era costretta a letto da oltre 18 mesi per una malattia neurodegenerativa. Grazie ad elettrodi impiantati direttamente nei nervi, che generano impulsi elettrici, regolando la pressione sanguigna, la donna è ritornata a camminare. Il risultato straordinario è stato ottenuto dai ricercatori dell'Ospedale Universitario di Losanna e della Scuola Politecnica Federale di Losanna, in Svizzera. L'impianto pensato per persone paralizzate è stato testato su pazienti tetraplegici. Gli elettrodi impiantati sono collegati a un generatore di impulsi e hanno permesso al corpo del paziente di migliorare il controllo della pressione per rimanere in posizione eretta. Strutture sostenibili. Fino a poco tempo fa il ruggito di un leone nella notte era accompagnato dal rumore martellante del generatore diesel del Safari Lodge e agli ospiti venivano fornite bottiglie d'acqua di plastica. Aggiungere inquinamento al pianeta è un tema sentito sempre crescente dei viaggiatori attenti alla sostenibilità. Nel 2020 l'Oxygen Safari Lodge, in quella miniera d'oro della biodiversità che è il delta dell'Orocarango, ha alimentato un parco fotovoltaico della potenza di oltre 4.000 kW. Qui un sistema di batteria Tesla a ioni di litio fa da stazione di ricarica per i veicoli elettrici utilizzati per i safari. Per costruire le strutture sono stati usati materiali naturali.